siamo, è tutto pronto. Le luci si spengono, l'emozione cresce e una voce si sente. La sala si accende, si colora di magia. Sarete premiati per aver dato qualcosa in più a noi. La notte degli Oscar è una notte da vivere, che lascerà il segno e non andrà via. Bene, noi andiamo avanti perché adesso corriamo, perché abbiamo tante di quelle cose da fare questa sera, però ci è venuto a trovare, appunto perché c'è un'altra manifestazione poi più tardi, quindi si deve un po' volatilizzare subito dopo. Abbiamo l'assessore all'agricoltura del comune di Bisignano, perché Bisignano è il paese dove abbiamo fatto la scorsa edizione, quindi è uscente, il paese uscente, perché noi facciamo sempre queste iniziative, però lui è anche consigliere provinciale, quindi porta anche i saluti della provincia. E noi lo preghiamo di venire sul palco. Francesco Chiaravalle, eccolo qua, lo abbiamo con noi, un applauso anche per lui. E allora gli diamo la parola, perché sappiamo che poi devi recarti Guarasci, no? Se non sbaglio c'è un'iniziativa, però insomma non voleva mancare e ci porta anche il suo saluto. Beh, buonasera, grazie ad Ermanno per l'invito. Lui è sempre molto caro nei confronti nostri, in particolare della nostra amministrazione. Intanto porto i saluti del sindaco, che non è potuto essere presente. Devo essere sincero, ieri quando mi ha chiamato Ermanno ha detto: guarda, c'è questa manifestazione a Saracena che faccio ogni anno. Noi l'abbiamo avuto l'anno scorso, abbiamo avuto il piacere e l'onore di averla l'anno scorso nella nostra città, Bisignano. Ho detto, terrei che la tua presenza mi farebbe veramente piacere. Non mi sono potuto rifiutare, perché oltre alla stima e il rispetto e l'affetto che ho nei confronti del Manno e di tutto l'entourage che lavora intorno a lui, Saracena è una città amica, ci sono tanti amici a partire dal sindaco Renzo Russo, che lo saluto calorosamente, e l'assessore pugliese, che non vedo in sala, ma sicuramente penso che verrà più tardi. Io purtroppo non mi posso dilungare, ci tenevo a venire e l'ho fatto veramente con il cuore. Non mi posso dilungare perché devo andare a Cosenza in un'altra manifestazione, all'Auditorium Guarasci, per un concerto dove assisteremo all'esibizione del maestro Mihály Ioil, che suonerà con uno Stradivari del 1730, quindi veramente una cosa da non perdere. E quindi ho cercato di conciliare le due cose, l'ho fatto molto volentieri.
ringrazio di nuovo Armando, ringrazio il sindaco, vi auguro a tutti voi una buona serata. Assessore, due parole su quello che farai, che intendi di fare a Bisignano il 28 e 29. Ah, ok, ne approfitto allora, non volevo essere indiscreto, però ne approfitto per invitarvi. 28 e 29 noi facciamo la prima festa del contadino in provincia di Cosenza. È una manifestazione che è stata un progetto che abbiamo costruito e sovvenzionato anche dall'ARSAC di Cosenza, con l'assessore dell'agricoltura e le varie associazioni di categorie, dalla CIA alla Coldiretti, con l'agricoltura, associazioni degli agricoltori. Facciamo questa manifestazione, praticamente sono la mattina sono dei laboratori per le scuole, ci saranno dei laboratori dove ci sarà la promozione del prodotto a chilometro zero, per la maggior parte tutti biologici. Inizieremo la mattina dalle 10, ci sarà questo laboratorio a cura del professore Gianfranco Pirillo, professore della scuola alberghiera, poi si proseguirà durante la giornata con altri tipi di manifestazione. La sera, il 28 sera, abbiamo il concerto di Don Bachi. Il 28, questo è il 28, il 29 invece si partirà sempre dalla mattina con alcune esibizioni, ci saranno i giganti di Taurianova, ci sarà musica e poi ci sarà questo pranzo conviviale, che è il pranzo contadino, che sarà offerto interamente dall'assessorato all'agricoltura del comune di Bisignano e quindi automaticamente dall'amministrazione, dove si potranno degustare dei cibi e delle pietanze della cosiddetta cucina povera. La sera poi si concluderà con un altro evento musicale ambientato dal gruppo Sei Diverso da Zero, che è una delle cover band ufficiali che aprono i concerti di Renato Zero. Quindi vi aspetto. Per l'assessore ci deve dare un qualche cosa che dovevamo dare l'anno scorso. Allora, noi abbiamo un alto riconoscimento per il comune di Bisignano, perché noi li facciamo sempre così di anno in anno. Questa volta è 2023, perché si doveva consegnare lo scorso anno a Bisignano. Intanto c'è anche l'attestato del 2023. Questa bella sono tutti tuoi, riporti al comune, e questa è una chicca, la devi portare a un tuo carissimo compagno assessore. Guarda qua, questa assessore adesso ve la facciamo vedere, l'aspetta da quando era bambino, perché ha fatto il sindaco per i piccoli, quindi ce la facciamo di colore, facciamola vedere. Eccolo qua, quando era ragazzino è un assessore che aveva promesso di venire, ma ha avuto qualche contrattempo, gliela consegno, perché noi una promessa è debito, noi facciamo, e quindi rispettiamo tutto. Ti do questa bustina qua, così ci puoi mettere tutto. Ok, perfetto, vai. Specifico, l'anno scorso non abbiamo potuto dare la targa al comune per altre vicissitudini successe. L'abbiamo fatto il premio, però ci mancava l'amministrazione, quest'anno c'è stata l'occasione. Invece questo attestato, che è sempre del maestro Rosario Turca, no? Adesso lo facciamo vedere, poi ne avremo modo. Ha disegnato qualcosa di Saracena, che poi lo vedremo ancora più in grande, poi spiegheremo un attimino. E questo è personale per l'assessore e consigliere provinciale che eravate. Ecco qua. Grazie. Buon ritorno e buon lavoro, e noi intanto andiamo avanti, perché abbiamo una. Sì, grazie, perché noi cerchiamo di velocizzare, perché abbiamo tante cose, come vi dicevo, però noi per entrare, no? Proprio nel clima. Abbiamo un piccolo pensiero che ha voluto dedicare a voi una poetessa, che appunto è la nostra carissima Marisa Luberto, che prego di venire su qui da noi. Marisa Luberto ci declamerà un suo pensiero, ecco, sull'Oscar, perché noi, pensate, abbiamo anche una sigla sull'Oscar, che è un ragazzo che ha cantato e abbiamo filmato, abbiamo fatto un videoclip molto bello e tutto quanto, che evitiamo di far vedere ogni volta, perché ovviamente c'è questione di tempi e quindi andiamo oltre, però adesso abbiamo pensato di fare una... Fai da cavaliere, caro Cesare, tu ormai ti ho detto che devi fare molte cose, e quindi ci dai una mano e ci dirà questo bel pensiero la nostra poetessa Marisa Luberto.
Buonasera a tutti. Come ha detto Ermanno, sono, mi dicono che sono una poetessa, ma sono semplicemente una persona alla quale piace scrivere. Scrivere i propri pensieri, le emozioni, tutto quello che mi emoziona. Comunque questa sera non sono qui in veste di poetessa, ma semplicemente per dargli il benvenuto alla 18ª edizione della Notte degli Oscar. Vi siete mai addormentati a una manifestazione, o a un teatro, o al cinema? Chi sì, alzi la mano. Questa sera questo non succederà, perché non vi addormenterete, certamente, perché questa sarà una notte magica, scoppiettante, allegra, che ci allontana momentaneamente dai tanti problemi che stiamo vivendo. Ma entriamo nel merito della serata. Siamo alla notte degli Oscar, ideata ed organizzata ogni anno dallo straordinario giornalista Ermanno Arcuri. Uomo di rare qualità umane, intellettive e intuitive, che insieme ai suoi infaticabili e bravissimi collaboratori, con tanto lavoro, tenacia e passione, riescono a regalarci una serata da ricordare. L'evento si svolge ogni anno in località diverse. Quest'anno siamo a Saragena, splendido borgo dalle origini antichissime, incorniciato nel Parco Nazionale del Pollino. L'Oscar viene assegnato a personalità che si sono distinte nell'arco dell'anno in campo professionale, culturale, sociale, imprenditoriale, nella ricerca, eccetera. Anche oltre i confini della Calabria, e ha lo scopo di realizzare la Calabria e i calabresi, sia in Italia che all'estero. Verranno consegnati alti riconoscimenti ed attestati prodotti dal maestro grande pittore Rosario Turco. Tutto è pronto per questo appuntamento, che si ripete ogni anno e che ci darà tante emozioni. Faccio a tutti gli auguri più belli e sinceri di buona vita, e che la notte degli Oscar possa proseguire per tantissimi anni ancora. Buon divertimento. Grazie Marisa, questo è un quadro. Noi manteniamo i fatti, perché abbiamo pensato sempre a questo quadro esclusivo. Bene, abbiamo anche la pergamena, ti puoi accomodare. E entriamo subito nel vivo, ecco, diamoci una mano. Siamo un applauso, non sei fermato. E dai, che ti seguono tutti, non ti preoccupare, vai. Non bisogna essere figli, perché dovete pensare che la prima volta che io mi sono messo su un palco, eccetera, stavo lì a tutto il posto, perché non volevo andare sul palco, io sul palco, mai. E da quel momento che ho preso questo microfonino qua, caro professore, è ormai un compagno fedele e tutto. Ma iniziamo a dare il primo atto di riconoscimento a Gabriele Garofalo. Ecco qua, sezione giovani, abbiamo un ragazzo sta tornando da campo basso proprio qualche oretta fa, è tornato e per andare un altro premio, no? Sei andato a premio di Andrea, adesso ci spiegherai. A te il microfono, lui ci delizierà con qualcosa di veramente classico, perché però non voglio svelare, vai. Sì. Dovete sapere che Gabriele è un letterato, 17 anni, 18 da compiere,
però si interessa di classici greci, classici latini, italiani. E quindi è veramente un personaggio che fanno da premiare. È stato all'estero a ritirare un premio, è stato a Siracusa, adesso nel Molise. Quindi lasciate il microfono, prego Gabriele. Io vi ringrazio, ritorno da Campobasso in Molise per il premio Fabrizio De André, l'unico dedicato al grande cantautore, una manifestazione degna di nota. Il mio operato ha avuto nel corso degli anni varie, tra cui un acme che è proprio quella letteraria, che si divide tra la saggistica, poi la poesia, che è musa e lume tutelare al tempo stesso per me, e nella prosa, nella narrativa. Sicuramente oggi possiamo aprire uno scenario che è quello della complessità. Una questione naturale è come comportarci dinanzi a questa complessità, scomponendola in vari settori e cogliendo queste diramazioni. Uno dei primi a coglierla è Plutarco, quando ci diceva che non scriviamo storie ma vite, e quindi quelle bius che parlava, di cui parlava Plutarco, oggi le ritroviamo sempre. E apprezzo a maggior ragione l'operato di Ermanno ed Enzo, che si calano nella quotidianità per dare un significato e una significanza sociale anche ad evento. Ora vi leggerò una mia poesia scritta in greco antico, che sarà debitamente tradotta, dal titolo Grano di luce. Eikei en to katreftei to prosoponsu keramei tenemen zoen eikrufos en teskotia tu palu Sbenius tas lampadas mu, oti anapneo enopionsu, en alois sukecusin. Prochorei sen te aideia, ectemenos tempo ilian, plusion anteon. Camogeluntas eisten esperam, epito paraturon tes mnemes. Me endueis egaston deleutrepton, to euphasma isu to metaxo. Curismenon epito prosopomu ina e agriebroche, me rexei ten schiasu os ophthalmoso vainon, ois celoi tesse meteras antiseos, atanatoi εξάσουσιν. Τας οξιούς νότες, τον οδόν εν τέαριν, εν το καλκού το καλαμό, τας επνοάς, τας ενθουσιώδες, ακόμε διάτες αέρος σιου λέγω, έπαιτα σφίγγω τον άρωμα, εν αγάπε ουδέποτε γεγενεμένε, ουδέποτε τετελεσμένε. Grano di luce. Sei lì, in quel specchio. Il tuo volto incera la mia vita. Sei chioccia nella tenebra di ghiaccio. Spengi le mie faccole, poiché respiro dinanzi a te più non hanno. In ciechi pudica mostrando il ventre rigoglioso di fiori, sorridenti alla sera. Sui davanzali del ricordo, mi ammanti ogni secondo col tuo vello di seta, rasato sul mio volto, perché la pioggia inclemente non righi la tua ombra, come un occhio che cammina. Gli steli della nostra fioritura, imperituri saggeranno le aspre note dei canti in primavera,
solcando col calamo gli afflati emozionati che ancora per l'aria colgo. Poi stringo il profumo di un amore mai nato né mai finito. Grazie. Avevamo già capito quando si è recitato in greco, però così si è capito la maggior parte. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ecco qua, allora noi gli consegniamo questo riconoscimento al Tomeo, l'attestato, e poi anche qua. Ecco, se ti vuoi un attimino così, se lo vuoi tirare, perché così ce li prende. No, no, devi proprio che mi viene un po' difficile, ecco qua. Anche questo ci vedere. Non ti tocca, ecco qua. Dai, nei primi piani e abbiamo anche delle porte. Grazie. Grazie a Gabriele. Però in posizione giovani. Io vorrei vicino a me Angelica, perché sta lì, sta là, troppo lontano noi. Mi avete fatto mettere la di solito fra poco me la tolgo perché io sono più sportivo, invece lui mi ha obbligato. Vedi? Non ho messo per fazzolettino perché sennò troppo legato, poi poi vi spiego tutti i segreti ci sono, i segreti. Allora, no, volevo chiedere qualcosa ad Angelica. Esatto, è più che naturale, ti lascio quel microfono là, così siamo meglio. Allora, come hai accettato di fare stasera questa cosa, questa tua primo la tua prima presentazione? Per me non è solito stare sul palco, preferisco stare dietro le quinte, lentamente. Però quando c'è bisogno di aiutare in manifestazioni culturali di qualsiasi genere, sempre a disposizione, sempre, soprattutto con la Proloco, sempre in collaborazione. Vabbè, poi parleremo ancora meglio con la Proloco, saluta qua di Saracena, vabbè. Ti volevo fare una domanda adesso. Quando prima saliva il preside, tu lo guardavi con un occhio molto critico, perché? Deformazione professionale, mi occupo di riabilitazione, per cui mi viene spontaneo cercare di aiutare chi vede piccole difficoltà. Era naturale genere, però, insomma. Per farmi riabilitare mi rivolgo. Appunto, ti rivolgerai a lui, preside, a lei, abbiamo così. Abbiamo trovato. Okay. E quando mi risulta è molto quotata, no, infatti già abbiamo preso un appuntamento, poi lo saprà anche il fidanzato lì, poi lo chiameremo perché già abbiamo altre sorprese. Andiamo avanti. Alto riconoscimento alla carriera per un dottore che per 40 anni è stato in ospedale, è stato in mezzo alla gente. Noi l'abbiamo intervistato con Ermanno poco tempo fa, e sono arrivate una decina di telefonate di ex pazienti suoi che lo chiamavano, e ho detto: ma dottore, voi andate, e come faccio a dire no? Quindi capite bene come veramente è stato il classico medico sulla strada, per la strada, anche se ha lavorato sempre in ospedale. Dottor Salvatore De Bonis, prego. Io vorrei chiamare qui la dottoressa Sonia De Luca, se gentilmente può salire anche lei sul palco. Abbiamo bisogno di lei. Prego. Noi abbiamo dato un riconoscimento allo scorso anno alla dottoressa, eccolo qua il dottore De Bonis, che noi premiamo perché, professore, un medico alla carriera. Lui da qualche mese è andato in pensione dopo una bellissima carriera, un punto di riferimento sul territorio per quanto riguarda la medicina, per tutti noi. Infatti c'è stato qualcuno che dice: ma come facciamo? E come facciamo? Noi lo chiamiamo lo stesso, quindi qual è il problema? Noi abbiamo il suo numero e chiamiamo sempre se abbiamo bisogno. Lasciamo a Sonia dire qualcosa del dottore, che poi gli diamo la parola. Prego. Buonasera a tutti. Allora, cosa dire? Penso che tanti in questa sala lo conoscono già. Io posso solo testimoniare della sua professionalità e della sua grande umanità, sia come dottore, ma anche come un grande amico. Ho la fortuna di essere compaesana
e anche dello stesso quartiere, quindi mi reputo fortunatissima. L'ho sempre apprezzato per quanto riguarda la sua passione, la sua dedizione alla carriera. Una carriera che sembra umile, ma è stata grande, perché nonostante lavorasse in ospedale di un paese, ha sempre dato tanto a tante persone, e spero che lo continui a dare anche da pensionato, e gli rivolgo l'invito ufficialmente di venire a collaborare con la mia associazione, gestendo insomma delle strutture con persone che hanno bisogno di tanto aiuto. Ecco, Sonia, sono onorata di poter consegnare questo premio. Perché prima, dopo parlerò con il dottore, però due parole sulla tua associazione. È un'associazione molto particolare quella che dirige Sonia De Luca, e a Bisignano, io l'ho scoperta per merito di Ermanno, l'abbiamo intervistata ed è stata una bella scoperta. Cosa fate? Noi ci stiamo, vabbè, si occupa, è una cooperativa sociale, quindi una onlus, si occupa di vari settori, ma quello più di cui abbiamo più bisogno di aiuto sono le persone fragili. Gestiamo delle case famiglie per disabili, sia mentali che disabili gravi senza familiari, case di riposo e disagio anche nelle famiglie minori. E poi abbiamo un settore che almeno ci aiuta nella speranza della vita, asili nido, bambini, e lì diciamo che ci fa capire che la vita è un percorso ad ostacoli, ma molto molto bello, e sempre con una grande speranza. E quando abbiamo persone come il dottor De Bonis, la prego un applauso. È una risorsa per tutto il territorio. Io posso testimoniare che, lo dico, è stato il mio corridoio umanitario presso l'ospedale di Agri nei momenti di bisogno per persone che erano veramente in difficoltà. Lo ringrazio, sono veramente onorata, sia per quanto riguarda consegnare un premio a un professionista, ma a un grande, grande amico. Grazie, grazie. Secondo voi, allora, due parole, un pensionamento. Come ti senti adesso a stare a casa, rispondere a decine di telefonate e quindi visitare i tuoi ex pazienti? Beh, certamente questa è una professione dove, come si suol dire, non vai mai in pensione. Certamente mi sono scrollato di dosso responsabilità importanti, orari, altre cose fisiche legate nel momento in cui si svolge il lavoro in un ambiente come un ospedale, dove non ci sono per lo più orari, anche se sono magari esistono, dove non c'è necessariamente né la domenica, né il Natale, né il Capodanno, né la notte. La salute è un bene che va sempre salvaguardato, a prescindere se nei momenti in cui c'è un bisogno sono le due del giorno o della notte, se è Natale o non è Natale, si deve operare nei momenti in cui c'è bisogno. E questo naturalmente è una cosa che priva un pochino non solo noi stessi di alcune cose, ma anche la famiglia, e ci vuole anche da parte della famiglia una notevole dose di comprensione per poter sopportare un lavoro così importante. Naturalmente il pensionato, ecco, per arrivare alla domanda, a questo punto molte cose vengono a cadere, quindi la prima cosa a cui si pensa è di dedicare molto più tempo anche alla famiglia, oltre che naturalmente a qualche hobby. E poi io devo ringraziare la dottoressa De Luca, perché le sue parole sono bellissime, e dette da lei assumono anche una valenza superiore, perché lei si occupa di un campo ancora più delicato del mio, che è rappresentato da problematiche gigantesche di tipo sociosanitario, di tipo socioassistenziale. Molte volte sono problemi di una complessità enorme. Se andiamo a vedere poi i risultati che riesce ad ottenere, credo che veramente faccia bene. E quindi grazie davvero. Mi ha appena detto che
gradirei una mia collaborazione, ovviamente è già positivo la mia risposta, perché anzi sarà un onore. Grazie dottore, prego Sonia, consegna l'autoriconoscimento al dottor De Bonis. Qua. Cioè, di roba, quindi bisogna. Qua guardiamo verso là, che così fa Sonia, anche per te, c'è anche questo. Qua, guardate verso la telecamera, così fa anche degli scatti fotografici, quindi abbiamo quello che ci serve poi. Ok? Grazie mille. Prego. Grazie. Grazie. Grazie.